Savoia, benvenuti, ma soprattutto buonasera, buonasera la nostra buonasera Anna. Alla gomma, dopo Enzo ti sgrida. Enzo ti sgrida, allora meglio. Fai quelle cose con molta nonchalance, scusate. Ho un po' di tosse stasera. Va bene, non fa nulla, guarda, questa sera è tutto perdonato perché questa sera è un evento speciale. Ma che dico speciale? Di più, che cosa festeggiamo? La Salernitana che va ufficialmente in Serie B e quindi c'è la festa della Salernitana. E non solo, questa sera festeggiamo anche 58 anni del presidente Lotito. Insomma, una festa, doppia festa, un'unica mega, grande, gigantesca festa che sicuramente per noi sarà indimenticabile, ma io direi per tutti i salernitani. Questa festa straordinaria è festeggiata proprio ai Bagni Savoia. Ci sarà un motivo, mi domando? Perché di casa, siamo di casa per tutti, quindi anche per la Salernitana, anche per tutti quanti. È perché Salernitana, esatto, scegliamo tutti l'eccellenza. Io direi a questo punto, senza andare troppo oltre, guardiamoci il servizio. Imperdibile, resterà nella storia. In the trees, I see fire. Hollow and soul, I see fire. Blood in the breeze. I hope that you remember me. Thank you.
abbiamo due tipi di discorso, uno è il mio che dura 3 minuti, uno il suo sono 45-50 minuti, quello che volete dite voi, scegliete. Un mezzo di minuti, va. No, invece mi beccate quello dei 45. Questa... Ce lo puoi fare con lo stesso stile dello stadio, no, però? Vincere, vincere! Io ritengo che stasera abbiamo coronato un grande risultato attraverso lo sforzo e l'impegno di ognuno di noi e di voi soprattutto, perché i risultati si raggiungono solo non con gli sforzi di tutti e con l'impegno di tutti. Sono convinto che non finirà qua il nostro percorso, è un percorso che... parliamo calcistico sempre. Noi facciamo le serate insieme. E mi auguro che da oggi parta un nuovo modo di pensare di calcio e di agire nel mondo. Attraverso la logica della famiglia, attraverso la condivisione, attraverso logiche non sono più soltanto quelle dell'interesse, ma quello di dividere, condividere le soddisfazioni, i sacrifici, anche i dolori in alcuni momenti. Speriamo che siano più gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Oggi il fatto stesso che festeggi alla vostra presenza il mio compleanno significa che ho allargato l'ambito della mia famiglia, non più composta da tre persone, ma mi pare la famiglia della Salernitana. Dovete contribuire tutti alla famiglia. Vorrei che questo venisse preso come una forma di stimolo ulteriore per fare meglio e per acuire quel senso di appartenenza che già è nato nel mondo e nell'ambiente salernitano, ma che ritengo sia indispensabile per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Quindi grazie a voi, grazie a tutti quanti e in bocca al lupo, e speriamo che questo compleanno sia foriero di ulteriori compleanni nell'interesse della Salernitana. Grazie. Va bene, cosa seria, presidente? C'è una leggera allusione sessuale. Grazie a tutti, complimenti a tutti, grazie. Più esplicativo. Siamo emozionati, ma non soltanto noi, lo stesso presidente quando era lì che faceva il discorso insieme all'altro presidente, noi doppio presidente, doppio festeggiamento, insomma noi proprio siamo gente che non si fa mancare nulla. Siamo per le emozioni forti. A proposito di emozioni forti, io non so se avete notato, perché come sono arrivati tutti quanti, la prima cosa hanno chiamato Annuccio in prima persona e le hanno messo praticamente la collana al collo. Perché l'ufficialità. L'ufficialità, insomma. La gioia, questa voglia di festeggiare, erano appena arrivati, Bagni Savoia doveva essere coinvolto, non soltanto con la presenza fisica loro. No, ma mi dovevano lasciare i cordini. Esatto, l'impronta, è un po' come l'imprinting, ragazzi, io direi proprio che è un po' così. Notte straordinaria, indimenticabile. Bella serata, vero? Bella serata. Ma del resto ce ne sono tantissime di belle serate qui a Bagni Savoia. Sì, lavoriamo per fare questo. Quindi belle serate, belle giornate, ci siamo sempre. Esatto, ricordiamo quali sono ufficiali i giorni che per il momento siamo aperti sempre? Allora, per il momento il venerdì, il sabato e la domenica per quanto riguarda la ristorazione. Invece per chi vuole prendere il sole, fare i primi bagni, siamo aperti comunque tutta la settimana. E naturalmente già la domenica noi siamo aperti, c'è già la piscina aperta? Sì, la piscina è quasi completa, quindi dovrà solo essere inaugurata, quindi vi aspettiamo. Quando la inauguriamo? Forse metà settimana già è pronta. Quindi poi magari, non so, la domenica potremmo dire che faremo la prima domenica, non appena sarà aperta, ci sarà un bel tempo, faremo un'inaugurazione ufficiale, magari ci sarà un po' di musica, sempre certo, nello stile Bagni Savoia, insomma. Perfetto. Questa è stata la nostra nottata. Io, guarda, ragazzi, sono rimasta
Sì, perché guardate, sono stata tutto il giorno stanca allo stadio, che tu dici oddio non ce la faccio più, però poi quella soddisfazione, quella gioia che tu, con tutto che ti fanno male i piedi, non smetti di saltare, perché è una gioia unica. Fammi vedere come salti. Prima mi ha mantenuto e mi ha detto fermati, non saltare troppo. Quindi Bagni Savoia, io direi unicità, insomma, una garanzia. Naturalmente noi siamo disponibili per tutte le feste private, ma in particolare per delle importanti cerimonie. Comunioni, battesimi, siamo lanciati anche con i matrimoni, quindi veramente festeggiamo qualsiasi cosa c'è da festeggiare. Abbiamo anche il wedding planner, ragazzi. Domenico Villano, ricordiamolo. Ricordiamolo, perché lui ci tiene, ma del resto ha ragione, perché riesce a creare delle cose veramente uniche. Quest'estate ne avremo non degli assaggi, ma una visione di quelle proprio indimenticabili, anche queste. Bagni Savoia, Trono Molto Piscina, vi faremo sapere tutta la programmazione volta per volta, non perdete nessun appuntamento, ma soprattutto veniteci a trovare. Infoline, quello che vedete in questa impressione, Bagni Savoia si trova sempre nello stesso posto, non vi potete sbagliare. Infatti. Insomma, ciao!